Tre giorni di cinema ed eventi culturali a Cetona, dove da domani si svolgerà la prima edizione del premio Ruggero Maccari, dedicato a giovani sceneggiatori, coinvolti nel dare vita a lavori ispirati dal pittore Lionello Balestrieri. Inaugurata in Palazzo del Pegaso la mostra di Mauro Cenci, dedicata alle biblioteche private degli italiani, scatti che raccontano il rapporto dei lettori con i libri e un vissuto personale. Missione del Presidente del Consiglio regionale nella zona colpita dall'incendio di Massarosa. I vigili del fuoco, dopo giorni, sono riusciti a spengere le fiamme, ma i pericoli non sono finiti. Mazzeo, cittadini, prestate attenzione ai nostri boschi. Più di 100 giovani sceneggiatori in concorso e la volontà di rendere omaggio a un maestro del cinema, Ruggero Maccari. Si apre domani, sabato 23 luglio, la rassegna che Cetona ha voluto dedicare con un premio all'autore del sorpasso. Tre giorni di eventi che avranno al centro un'altra figura fondamentale per il centro del Senese, il pittore Lionello Balestrieri, famoso agli inizi del Novecento per aver vinto la medaglia d'oro all'Esposizione Mondiale di Parigi. Alla sua autobiografia saranno dedicate le sceneggiature in gara. Cetona, come ha ricordato il consigliere regionale Elena Rosignori, riannoda così il filo con il cinema, protagonista con un festival tra gli anni 60 e 70 che ha fatto conoscere questa realtà su scala nazionale e internazionale. Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa da Mauro Mercanti, presidente della Fondazione Balestrieri, che ha evidenziato la presenza dell'attrice Laura Morante e del regista Fabio Ferzetti, che presiederà la giuria. Siamo qui a presentare oggi in Consiglio regionale un festival del cinema che si terrà a Cetona e devo dire un festival di grandissimo pregio perché presentiamo appunto tantissimi eventi come Regione Toscana, ma sul cinema devo dire veramente pochi. È un premio che quest'anno torna alla prima edizione, ma in realtà Cetona fra gli anni 60 e 70 aveva già istituito un festival del cinema veramente importante che ha fatto sì che Cetona fosse conosciuta dagli ambienti cinematografici, soprattutto romani, ma non solo, e ha fatto sì che si innamorassero di questo bellissimo borgo della Rocca di Cetona, ci acquistassero case, fosse frequentata nei periodi estivi, ma anche un po' tutto l'anno. Per cui in nome della Regione Toscana sono io che devo ringraziare il Comune di Cetona che ha voluto presentare in Consiglio regionale questo evento che fra le altre cose vede il concorso, un premio per tanti giovani sceneggiatori, più di 100 hanno partecipato e credo che dare una risonanza così importante al settore cinematografico, soprattutto dopo gli anni della pandemia, sia un elemento di enorme pregio per Cetona ma anche per tutta la Toscana. L'abbiamo dedicata al cinema creando questo bando di concorso per i giovani sceneggiatori e al quale però abbiamo chiesto il contributo di una giuria importante presieduta da Fabio Ferzetti e spero che i ragazzi abbiano fatto un buon lavoro sulle sceneggiature e saranno premiati il 23. Questa collaborazione con personaggi del mondo del cinema legati comunque a Ruggero Maccari, a questa figura di sceneggiatore, ci ha reso soddisfatti e orgogliosi di questo lavoro, che ripeto nasce dal basso, non c'è un direttore artistico e praticamente siamo convinti di dare onore a quello che è la sceneggiatura. La sceneggiatura che di fatto Ruggero Maccari si è reso importante scrittore dei testi di maggiori film italiani della commedia italiana e pertanto diamo onore con questo premio a questo lavoro intenso di Ruggero Maccari. Ci onorerà della presenza Laura Morante, l'abbiamo scelta perché praticamente ha vinto un premio Nastro d'Argento ultimamente e poi c'è una piccola nota a margine, è di Santa Fiora, in Toscana, e di Santa Fiora era la madre di Ruggero di Lionello Balestrieri. In Consiglio regionale era presente anche il sindaco di Cetona, Roberto Cottini. Il primo cittadino si è soffermato sul ruolo assunto nel tempo dal paese,
che si è trasformato in un bel ritiro per volti noti. Il focus sarà però sui giovani. Lidia Barillà, vicepresidente della Fondazione, ha posto l'accento sull'importanza di coinvolgerli, soprattutto dopo quello che hanno passato nel corso della pandemia. Siamo ormai giunti a ridosso di questo premio che ha appunto ad oggetto il cinema, il premio Ruggero Maccari. È l'evento attorno al quale gravitano tutte le iniziative culturali del Comune di Cetona, perché abbiamo voluto imperniare l'offerta culturale del nostro Comune per quest'estate proprio su questo premio, che, come accennava poc'anzi anche la consigliera regionale, ricalca e ricuce un legame storico che Cetona ha avuto in passato con un importantissimo festival del cinema che si è tenuto tra gli anni 60 e 70. Ciò ha contribuito a far conoscere, a dare visibilità a un borgo, a un comune che in quel tempo, a quell'epoca, era sostanzialmente un piccolo comune rurale. Da quel momento, diciamo, il Cetona, il suo territorio, viene conosciuto da personalità dello spettacolo che iniziano a frequentare Cetona, ma vengono catturati dalla sua bellezza, tant'è che molti di questi personaggi la scelgono come luogo elettivo, come buon ritiro, e iniziano a vivere Cetona, contribuendo così a dargli lustro, tant'è che viene conosciuta negli ambienti non solo dello spettacolo, ma anche negli ambienti dell'economia, della finanza. L'idea del premio Ruggero Maccari è nata nel 2019, quando a Cetona si celebravano i 100 anni dalla nascita di Ruggero Maccari, e abbiamo organizzato con l'amministrazione comunale, noi della Fondazione Lionello Balestrieri, dei cicli di film, i film più noti, tipo Una giornata particolare, quelli che conosciamo tutti, Il sorpasso, Brutti, sporchi e cattivi. Da allora è iniziata l'idea, con la figlia Barbara Maccari, di creare un premio dedicato al padre, perché Ruggero Maccari, un grande sceneggiatore che conta 120 titoli nella sua filmografia, non è stato mai abbastanza ricordato né celebrato, forse anche per il suo carattere così schivo. Quindi, presa questa decisione, poi tutti insieme con l'amministrazione, con l'associazione Casa Bianchini Balestrieri, abbiamo deciso di fare un premio però dedicato ai giovani. Eravamo nel periodo della pandemia, i giovani erano addirittura chiusi in casa, e abbiamo detto: facciamo partire questo bando per il premio Ruggero Maccari dedicato ai giovani dai 24 ai 38 anni. Una raccolta di biblioteche. Le ha messe in fila Mauro Cenci, che nello spazio Carla Zielo Ciampi ha portato la mostra Biblioteche domestiche, visitabile fino al 30 luglio. Si tratta di 35 scatti raccolti in giro per il paese, che raccontano il rapporto tra cittadini e la lettura, fatta talvolta in luoghi intimi e personali, come queste librerie private. Dentro c'è il racconto di quello che siamo, ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Parole rilanciate dall'autore, che si è soffermato sulla personalità derivante da ogni immagine. Una mostra non solo particolare, una mostra molto bella. Ringrazio Mauro Cenci per averla voluta qui in Consiglio regionale. Noi abbiamo sempre detto che la cultura passa attraverso la capacità di saper raccontare quello che noi siamo. E cosa c'è di più che non quello che siamo in una biblioteca, l'ordine dei libri, come vengono predisposti per autore, i nostri gusti. In una biblioteca c'è il racconto di quello che noi siamo. E oggi vedere qui tante foto differenti che raccontano le differenze di tante famiglie è il segno che noi dobbiamo investire sempre di più in cultura, dobbiamo investire sempre di più nei libri. Pensate che in questo momento tanti ragazzi e tante ragazze non utilizzano la lettura nei libri classici come vedete nelle biblioteche, invece penso che il valore di toccare con mano, di poter sfogliare, è un valore grande che ci rende più belli, e quindi investire sul libro vuol dire investire sul futuro.
È un lavoro che mi ha preso moltissimo tempo, perché andare a Milano, a Roma, a Parma e poi naturalmente a Firenze, eccetera, non è stato un lavoro semplice, però quello che mi interessava era far capire il rapporto che c'è con la lettura da parte di tante persone attraverso le loro librerie e con i dettagli che poi io ho estrapolato, e cercare di far capire un po' quella che è la personalità, una sorta di ritratto delle persone che abitano queste biblioteche, che non a caso io ho chiamato domestiche, proprio per far capire un po' l'utilizzo, diciamo così, dei libri. Ecco, questo è un po' il concetto in estrema sintesi del mio lavoro. Apprezzamento è stato espresso anche dal vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, che ha lodato l'unicità dell'iniziativa. Tra le persone coinvolte nel progetto c'è Paolo Barbaro, del Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma, che ha spiegato di aver aiutato Cencia a ricercare soggetti, ma di essersi poi trovato a sua volta tra i protagonisti con la propria biblioteca. Un'iniziativa che già i numeri di questa mattina dimostrano che avrà un oggettivo successo, probabilmente perché in realtà siamo molto legati intimamente ai libri, e questa idea di Mauro Cenci è un'idea straordinaria, perché cerca anche di conservare proprio plasticamente le biblioteche delle case dei toscani. È un elemento di continuità rispetto al nostro passato, che siamo sempre stati dei buoni lettori in Toscana. Questa intimità mi piace, perché entra nelle case delle persone, e noi siamo qui a celebrare veramente una bella iniziativa. I libri sono occasione poi di rapporti. In effetti a questa mostra sono arrivato per rapporti di amicizia. Prima Sergio Buttiglieri di Cantieri San Lorenzo, che mi ha fatto conoscere Bemporad, questo bellissimo negozio dove esponeva Mauro Cenci una mostra sugli affacci sull'Arno, e dopo mi ha coinvolto in questa impresa sul paesaggio dei libri, sulle biblioteche domestiche, che è un universo veramente labirintico. Mi spiegava poco fa Mauro che questa libreria qui dietro è la sezione di una grande libreria dedicata ai libri. Ecco, se potessimo sfogliarli poi, ecco, come ho fatto un po' venendo qui in treno dove avevo uno di questi libri, in realtà poi ognuno di questi libri ha una bibliografia che è grande metà del libro, per cui è veramente un gioco di specchi e di immagini in abisso, dove la fotografia sicuramente ha molte cose da dire. Antonio Mazzeo la vicinanza l'ha espressa di persona, al fianco di chi da giorni si è impegnato a domare le fiamme del devastante incendio che si è sprigionato nella zona di Massarosa e ha bruciato un'area di 8 km quadrati. All'atto formale ne è seguito uno concreto, perché il Presidente del Consiglio regionale ha proposto di destinare 50.000 euro per le prime necessità. A causa del rogo sono state evacuate più di 1.000 persone. È una situazione drammatica che stanno vivendo le famiglie di Massarosa, più di 200 evacuati, diverse case purtroppo andate in fumo, più di 500 ettari di vegetazione bruciata. E allora ieri, non appena risultato negativo al test sul coronavirus, ho deciso di andare lì a Massarosa, dove c'era l'incendio, per dire grazie all'amministrazione comunale, per dire grazie ai volontari, alla protezione civile, ai vigili del fuoco, stanno facendo un lavoro enorme. Se siamo riusciti a contenere l'incendio è grazie al loro lavoro, alla prontezza, e vi assicuro, lavorare con queste temperature è veramente complicato, quindi a loro un grazie di cuore, ma poi per dire che noi facciamo la nostra parte. Avevamo delle somme che potevamo utilizzare per situazioni, emergenze ambientali, e abbiamo deciso di proporre all'ufficio di presidenza di giovedì di destinare queste risorse all'amministrazione comunale di Massarosa e a questo tragico evento che ha toccato tante famiglie e un'intera comunità. 50.000 euro, è vero, è un gesto piccolo, ma un gesto importante per dire noi ci siamo e siamo vicini a voi.